Vieni, vieni, dai, sbrigati. Un attimo. Non sbirciare, mi raccomando. Ma come faccio a sbirciare? Sono bendato. Fermo lì. Ecco, adesso puoi guardare. Eh sì, come la benda come la tolgo. Ti ricordo che mi hai legato anche le mani. E perché l'hai fatto ancora non l'ho capito. Ah già, dimenticavo, dai, te le tolgo io. Ok? Non ci vedo ancora niente. Ah già, gli occhiali. Ecco, così puoi vedere. E le mani? Ma sì, per quelle ci pensiamo dopo. Allora, vuoi sapere qual è la sorpresa? Ho paura, ma sì. Ta-dan, ti ho fatto un regalo. Grazie, che carina. Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, lo sai che ci tengo. Dai, aprilo. Ma ho le mani legate. Giusto, allora lo apro io. Eccolo qua, il tuo nuovo smartphone, il Realme 6S. Grazie, ma io ho già... Senti, prima di parlare, ascoltami. Questo è il Realme 6S. Il suo design è semplice. Il bordo e il retro dello smartphone sono in plastica, mentre lo schermo è protetto con Corning Gorilla Glass 3. Inoltre, il dispositivo è resistente agli schizzi. Sul bordo inferiore troviamo il jack audio per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C e un altoparlante. Viene utilizzato uno slot triplo per due schede SIM e micro SD. Lo scanner di impronte digitali è stato combinato con il pulsante di accensione ed è presente anche il sistema di riconoscimento facciale che utilizza la fotocamera frontale. Ad ogni modo, il pulsante Capacitive Fingerprint è così sensibile che il tempo di sblocco è molto rapido, appena 0,29 secondi. Il display IPS LCD è da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+, 1080x2400 pixel e una densità di 405 ppi. Il rapporto schermo-corpo è del 90,5%, mentre la frequenza di aggiornamento è a 90 Hz. Al cuore di questo smartphone troviamo un processore MediaTek Helio G90T a 12 nanometri, un octa-core che utilizza due potenti core ARM Cortex A76 e 6 core Cortex A55. La GPU è la Mali G76 MC4 a 4 GB di RAM e di tipo DDR4 a 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB tramite micro SD. Il sistema operativo è Android 10. Il Realme 6S presenta un comparto fotografico così composto. La fotocamera principale è una grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo di visione di 119 gradi, un sensore macro da 2 megapixel e un obiettivo ritratto in bianco e nero sempre da 2 megapixel. Sulla parte anteriore è presente la fotocamera selfie da 16 megapixel integrata nel display. Questo smartphone è dotato di Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a, B, G, N, A, C, NFC, GPS con A, GPS, GLONASS, DBS, USB 2.0, connettore reversibile Type-C 1.0, USB on the go. Per quanto riguarda la batteria, quest'ultima è da 4300 mAh non rimovibile, in grado di sopravvivere per un'intera giornata anche con un utilizzo attivo. Supporta la ricarica rapida da 30 W ed è in grado di ricaricarsi completamente in 55 minuti. Potete trovare il Realme 6S su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni, Eclipse Black e Lunar White. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e seguirci anche su Instagram. Beh, allora ti ringrazio Noemi, con questo ho due telefoni. Già, due. A proposito, dov'è il mio iPhone? Boh, che ne so, io ho il tuo iPhone. Comunque, tieni, dai, usa questo, hai visto che bello che è? Noemi, c'è qualcosa che devi dirmi? Chi, io? No, forse potrei averlo visto. Che cosa gli hai fatto? Niente, forse potrebbe essermi scivolato nel PC. Cosa? Non ho capito. Senti, Amedeo, è giusto che tu lo sappia. Poi comunque le mani legate, quindi sono sicura che non mi potrei fare nulla. Devo dire una cosa. Il tuo iPhone non c'è più. Lo stavo usando prima. Per errore mi è caduto nel WC e io non sapevo cosa fare. Nel panico ho tirato lo sciacquale. Ok, ciao, scusa. Ma che... Noemi! Grazie, che... Ce la faccio, ce la faccio. Ci siamo? Ma grazie, che carina. Ok. Vai, perché lo devo dire, me lo sono ricordato. Ok. Grazie, ma che carina. Non devi ringraziarmi, lo sai che ci tengo. Ce l'avevi fatta, no?